Buongiorno da Trip TV, le notizie di oggi sempre in collaborazione con la redazione di 0766news.it. E che cosa dire di quello che è successo nel weekend e quello che è successo in questi giorni? È la solita pantomima dell'arroganza grillina, vedi, ho fatto anche la rima non volendo, cioè, che è quella di fare una cosa. Forse anche giusta, cioè fare esporre, anche se è il terzo anno consecutivo, gli ambulanti dei Forti dei Marmi, però trattare loro, ma trattare soprattutto i Civitavecchesi in maniera indegna, cioè avete bloccato una città, si blocca tutto per una cosa stupida, per un punto di posizione dell'assessore Dantò, che questa cosa non la digerisce, e puntualmente ci purga i Civitavecchesi 2 o 3 volte all'anno col blocco del viale. Ora, in qualunque parte normale del mondo, se ci fosse la possibilità di bloccare una strada e di non creare grossi problemi, si potrebbe anche fare. Entrando nel merito, io dico che anche se ci fosse questa possibilità, andrebbe poi scelta una location giusta. Gli ambulanti di Forte dei Marmi non sono il mercatino di quattro fetecchie, come forse è abituato Dantò e ci ha abituato anche a noi, perché viene solo gente che porta robaccia, porta roba che comunque si trova da tutte le parti e che la stragrande maggioranza dei civitavecchesi deve subire tutti i giorni con gli extracomunitari, con i cinesi, con i polacchi, con chi ti pare a te che si mettono per terra, per strada e espongono la loro mercanzia. E poi ci sono i negozi dei cinesi che dovrebbero vendere qualcosina, poi non ci sono controlli e così via. Quindi è una cosa oramai talmente abitudinaria che è inutile, credo, farli, ma se vanno fatti in un certo modo, cioè gli ambulanti dei Forti dei Marmi meritano una piazza chiusa, meritano essere messi a quadrato per valorizzare la loro merce che è valida, costa cara, ma giustamente, come ha detto qualcuno degli espositori, se vuoi una bella cosa la devi anche saper pagare, apprezzare e pagare, e c'ha ragione. Ora poi possiamo discutere che è la terza volta che vengono consecutivamente, però la cosa più stupida, aver bloccato il viale, aver bloccato Civitavecchia, aver impiegato tutti i vigili urbani, tutte le pattuglie fuori a fare multe, a fare traffico, poi ieri non c'è nessuno, stamattina non c'è nessuno perché devono recuperare, non è possiamo pagare gli straordinari, oppure se li paghiamo li vorrei far pagare a Dantò, quando la stessa operazione, Piazza degli Eventi, per me era meglio Piazza Fratti, ma Piazza degli Eventi, o se la vuoi mettere in verticale facendo un'ulteriore cazzata, puoi sfruttare tutta la passeggiata a mare da Piazza degli Eventi verso l'ex Largo Caprera. E questa è la situazione di una logica, ma qui la logica non c'è, perché non esiste nulla di logico. E quindi questa è la situazione di Civitavecchia. Tutti contenti, Civitavecchesi, di aver visto una cosa pseudo nuova, tutti incazzati perché hanno smadonnato, cioè addirittura traffico bloccato e i vigili mandavano il traffico sopra per il mercato, cioè vi rendete conto, di sabato, cioè ancora andavano su per il mercato, è la stessa cosa che noi teniamo una svolta a Piazza degli Eroi che ci obbliga a girare verso destra, riandando verso il centro. Cioè è una cosa assurda, poi nessuno la rispetta, tutti girano dall'altra parte, anche perché è una cosa normale, ma non si può, è la stessa cosa succede su Via Cialdi, io scendo e devo girare a destra arrivando nel macello, non si può. Quindi io inviterei il generale Cucumile, o comunque il comandante dei vigili della polizia locale, a dargli una sistemata, mo è più di un anno che sta qui. Cioè vogliamo dare una controllatina a queste cose, vogliamo dare una controllatina come dice Pendi bene alla segnaletica verticale, orizzontale, trasversale, qui è tutto un casino. Cioè, e succede poi, gira a volta, è il fattaccio. Noi pensiamo a fare queste cose e poi ci lodiamo. Per mezza cosa che è riuscito a fare Dantò ha mandato 12 comunicati, 15 proclami, perché Civitavecchia va sulle navi da crociera. Benissimo, una cosa stupenda, bravo. Ma che gli va a dire che c'è mollambulanti? Che gli dice al turista americano che sta in crociera, scende dalla nave, rinuncia a fare tutto pagato,
da bere, perché è tutto all inclusive, vieni dentro Civitavecchia e vedi sto letamaio di città. E che cosa gli offriamo? Se va bene, due mercatini, se non cascano tutti quelli che scendono, carrozzine, stampelle e tutto quanto, pieno di buche, non c'è una striscia, non c'è un dehors. Quindi che gli andiamo a dire? Cioè, questo mi è da dire, questa è una cosa ridicola, cioè, facciamo tutta questa cosa, poi ci sono 20 turisti insieme a qualcuno che tiene il cartello in mano che gli fanno vedere il monumento al Mele d'Ignoto e la chiesa del ghetto, cioè, questa è la potenzialità, ci lodiamo e ci sbrodiamo da soli. Ci sono 5.000 turisti, la metà resta sulla nave, la metà che scende, un'altra metà abbondante se ne va a Roma per motivi suoi. Quei pochi, quei 1.000 che rimangono, che non so pochi, cerchiamo di fargli fare qualcosa seria, che gli andiamo a proporre? Questo io non lo so perché non si sa il piano di cosa gli propone al turista. Andiamo sulla nave e diciamo, che cosa c'è? Avranno visto che ci sono i biscottini parlando di Natale, avranno messo, boh, non lo so, poi questo lo, non, non c'è, nei comunicati non c'è scritto nulla di questa cosa, per cui non c'è. Ricordiamo che domani e sabato c'è l'open day di cardiologia, quindi si può andare all'ambulatorio di cardiologia senza alcuna prenotazione. Questo è importante perché i gruppi ultimamente fanno un po' come gli pare e quindi questa è la situazione. Quindi non, poi che altro c'è nelle notiziole? C'è la denuncia di amianto di FDLAN, il circolo Almirante di Civitavecchia, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, alla Frasca, oltre ai soliti rifiuti dei soliti zozzoni che frequentano il luogo, che vanno apposta a buttarla lì, ci hanno trovato grandi cumuli di pannelli ondulati di amianto. Tutti fanno finta di non vedere, l'amianto sta lì, l'amianto quando si sbriciola emana delle particelle molto tossiche e nessuno gliene frega niente. D'altra parte, dal 31 dicembre del 2014 a questa amministrazione frega niente manco di Italcementi, che era obbligata a fare un piano di risanamento e bonifica dell'opera. Nessuno glielo chiede, voi secondo voi, Pesenti o i suoi eredi, i proprietari di Italcementi, faranno di loro spontanea volontà? O hanno bisogno di 3.000 diffide, denunce e tutto quanto del comune interessato. Ma dato che non frega niente ai comuni, va bene tutto così. È la stessa cosa dei plateni e degli alberi, ha voglia a fare denunce. Sono 3 anni che non vengono potati, sono arti in acquaresima, adesso spenderemo molto di più invece che farlo anno per anno. Abbiamo tenuto le foglie che cadevano ad agosto, con Viale dei Baccelli, che è una cosa indegna, è un indegno anche stamattina, pieno di foglie, ma adesso è novembre, però non c'è nessuno che tira su, 380 persone, di cui dice 200 in esubero, e nessuno tira su le foglie, adesso buttiamo giù gli alberi che sono, diciamo, di qualche anno, perché c'è il parassita. Ma il parassita, se tu per 3 anni non vai a vedere l'albero, passa qualche, già tanto che sta in piedi, io dico, quando cascherà un albero addosso a qualcuno, anche a Civitavecchia, faremo questo, faremo poi il mea culpa o altre cose del genere. Un'altra sceneggiata che è successa in Italia, non è recentissima, però mi ha aguzzato un po' il mio cervelletto, che è piccolo, però qualche volta funziona, e cioè dice addirittura Porto Garibaldi, e questo se lo vede Cucumile o se lo vede qualche civitavecchiese ci pensa bene da mettere mano, un pensionato davanti al suo garage era fuoriuscita una radice di un albero che era stato tolto, quindi questa radice è stata tolta e quindi lasciava il buco. E lui, pensando bene, pensando di far bene, si è armato di cazzuola, secchietto, ramazza e si è messo a coprire la buca col cemento. Una pattuglia di splendidi vigili urbani del posto si è fermato e gli ha fatto contravvenzione. E quindi la contravvenzione era di 849 euro, ridotta, quanto te pare a te, ma era pagata entro i 5 giorni, a 5,94 per uno che si era messo a tappare una buca. Ora dico, se questo,
Civecchia non succede perché le buche ce ne abbiamo a iosa e nessuno se mette in moto da tapparle. Ma questa è l'Italia, questo è come funziona l'Italia. Uno che vuol fare una cosa, quello passa, anziché dire faccio la segnalazione all'ufficio competente per tappare la buca, grazie, gli mette la multa. E noi siamo così. Poi c'è il mitico delegato a De Goro che dice murtiamo la merda dei cani, invece, e non pensa invece a essere più ligio e a fare contravvenzione, lì sì, seria, anche al proprietario del cane che lo fa pisciare sotto i portici, a un luogo, diciamo, di frequentazione pubblica. Perché lì è una cosa scandalosa e potete chiedere ai commercianti di Corso Marconi che cosa mai c'hanno lì sotto da fare. Quindi questa è la situazione che gira per Civitavecchia. Un'altra cosa che ha girato, ma non è nuova, ma anche questa è vera, abbiamo visto le foto e tutto quanto, un tir carico di immondezza fermo al porto, nessuno ne sa niente, in zona industriale, cioè, scusate. Questo tir non si sa se è fermato a dormire, se doveva imbarcare, se era sbarcato, non si sa. Comunque era talmente puzzolente che tutti se ne sono accorti, tranne le autorità competenti. Ora, dato che qua a Mondezza, a parte i trailers e le sceneggiate che abbiamo visto ultimamente, c'è gente che si arricchisce e c'è gente che invece paga, perché si paga la Tari, no? Quindi secondo quanto costa lo smaltimento, così paghi la Tari. Allora io dico, non sarebbe il caso di fare un maggior controllo? Perché qui parliamo di tir, parliamo di 12 metri di roba che gira senza che nessuno controlli che cosa sta a fare e dove erano gli altri. E parliamo poi della polizia locale, solerte quando c'è da sgombrare il viale, molto meno solerte quando c'è da dare un minimo di logica al traffico. Per lo sport l'appuntamento è con Giovanni Pimpinelli. Buongiorno, a domani.